Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono tornata con un video haul e, come avrete letto dal titolo, oltre a mostrarvi tutti i capi, vi mostrerò anche qualche idea outfit per la primavera che saranno tutti firmati Lumina. Questo brand ve l'ho già mostrato anche in un altro video, sempre per quanto riguarda gli outfit primaverili, e so che vi erano piaciuti tanto, c'era tanto colore e anche per questa stagione c'è veramente molto colore. Come potete vedere qui dietro alle mie spalle ci sono tutti i capi, non vedo l'ora di mostrarveli. Direi quindi di iniziare subito con il video. Prima però non dimenticarti di iscriverti al canale, di cliccare sulla campanellina per non perderti nessun video e seguimi anche su Instagram, mi trovi come Giulia Mineo con doppia G all'inizio. La parola d'ordine per la primavera estate 2022 e per questo video haul è sicuramente colore. C'è una vera e propria abbondanza di colori. Io infatti mi sono sbizzarrita, ho fatto proprio un arcobaleno di colori e direi di iniziare dal primo. Io ovviamente vi mostro tutto casualmente e inizio da questo vestito che è fantastico. Eccolo qui, questo qui è il primo vestito che vi mostro, è di questo rosa stupendo e la cosa che mi è piaciuta fin da subito è il modello, che ora non so se si riuscirà a capire bene, però ovviamente vi metto la parte indossata e l'outfit che ho ricreato con questo abito. Ha tutto un cut out qui sul fianco. Come vi ho già detto, i cut out non erano la mia passione e da quando sono di tendenza, da quando sono riuscita a trovare dei modelli che mi piacciono, i cut out sono diventati i miei migliori amici. E questo qui appunto è veramente molto bello, è un abito lungo, ha una lunghezza giusta, ha questo scollo a V ed ha questo cerchietto qui che rifinisce il cut out. E un'altra cosa che mi piace molto di questo vestito sono le maniche a palloncino corte, che donano un po' quell'effetto pomposo all'outfit. Mi piace veramente tanto anche il punto di rosa, per me questo qui è veramente bello. Poi è un tessuto molto leggero che si mette facilmente sia in primavera e sia in estate, quindi questo qui veramente approvato. Bellissimo il pampas, nulla da dire, bellissimo per l'estetica, ma devo spostarlo perché mi è riempito di piumettine il vestito, quindi onde evitare che tutti gli abiti si riempiano di quegli affarini, lo sposto. Procediamo con il secondo vestito. Guardate che bello che è questo, è di un azzurro molto intenso e il modello è differente dall'altro. Questo qui è un modello corto che in fondo presenta tutta una balza, veste veramente bene. Io su questi abiti qui preferisco metterci una cinturina in modo da definire il punto vita, però in realtà è molto bello anche così a camicione, molto oversize. Ha uno scollo a V e il collettino e le maniche sono molto belle anche qui perché sono strette e fanno l'effetto palloncino, un pochino meno rispetto all'altro vestito, però un effetto un po' più lineare, veramente molto bello. Anche con questo secondo me si possono ricreare infiniti outfit, perché guardate che bello che è questo colore intenso. Io sì, ho puntato sui colori belli accesi perché in primavera c'è bisogno di colore, felicità, positività, insomma. Passiamo ora invece ad un completo satinato che non so se siete pronti a vedere, perché io me ne sono letteralmente innamorata a prima vista, poi l'ho indossato e ho confermato il mio amore per questo completo. Ve lo mostro subito, io ho preso un lilla e anzi vi mostro prima il top e poi il pantalone. Eccolo qui, questo qui è il top e ora ditemi se non è la cosa più bella che avete visto nell'ultimo periodo. Per me è così, è veramente bello, indossato poi rende veramente bene e con questo effetto satinato luminoso è la perfezione. Secondo me in primavera ma anche in estate quando si è un po' più abbronzate l'effetto è wow. E il top ha queste fasce che si annodano lungo la vita e indossato è veramente fantastico, ora poi lo vedrete. E vi mostro anche il pantalone che è altrettanto bello, è un modello a palazzo quindi cade molto largo e ampio. Ecco qui, ammirate la bellezza, e anche questo è molto bello, questa qui è la parte dietro e tra l'altro la cosa comoda è che qui c'è un elastico che per me che sono piccolina è un vantaggio, perché dovete sapere che di tutti i capi ho preso una S, ma io sono veramente molto molto sottile in vita e quindi questi mi stanno leggermente larghi. Sicuramente questo discorso dell'elastico mi aiuterà molto per stringerlo.
comunque sono veramente belli. Questo completo qui penso sia uno dei migliori che abbia mai visto. Io non vedo l'ora di indossarlo. Speriamo che venga un po' di bel tempo, di belle giornate, di caldo soprattutto, perché nell'ultimo periodo è venuto un bel freddo, per appunto indossarlo. Non vedo l'ora. Altro giro, altro completo, e questo che vi sto per mostrare è un po' particolare, però per l'accostamento di colore e la fantasia a me è piaciuto fin da subito. E il completo in questione è questo qui, ha il blazer e la gonna, che ora vi faccio vedere anche meglio. E mi è piaciuto questo verde e azzurro abbinati assieme, e questa fantasia mi ricorda un po' le fiamme. Sono proprio quei completi un po' particolari che non si vedono spesso in giro, come piacciono a me. E anche il tessuto è veramente molto bello. Ora vi faccio vedere meglio la gonna, che è un modello molto semplice ma veste veramente molto bene. Guardate che carina. E io ho abbinato questo completo, questo top in maglia celeste, guardate che bello. E la particolarità sono queste spalline che sono impreziosite dalle perle e la catena, è veramente molto bello. Mi piace molto anche la vestibilità, e una cosa che mi piace è che le spalline sono regolabili, quindi non è poco. Proseguiamo con un altro vestitino che io definisco una vera e propria chicca, perché questo qui davvero non potete non averlo nel vostro armadio primaverile. Ora ve lo mostro subito. Tadam! Guardate che bello! Io ho scelto la variante colore verde, però dovete sapere che in generale di tutti i vestiti, di tutti i capi che vi mostro, ci sono tantissime altre varianti colore sul sito, quindi io di tutti i capi ovviamente vi lascerò qui sotto nell'info box i link e potete andare a vedere tutte le altre varianti colore. Comunque io ho scelto questo verde stupendo, questo quadretto verde e bianco mi piace tantissimo. Il modello è uguale a quello che vi ho mostrato prima, questo qui azzurro. Quindi molto semplice, è un abitino corto con questa balza in fondo, le maniche sono uguali, allo scollo a V e questo colletto. Questo qui, a differenza dell'altro, mi piace con una cinturina in vita, quindi stretto, e comunque veste veramente molto bene. Io lo adoro, mi è piaciuto da impazzire fin da subito, e potevo lasciarlo lì? Ovviamente no. Proseguiamo con un altro outfit, e in questo qui ci sono tutti i colori diversi tra loro. Mi sono sbizzarrita e ho detto ma sì, abbiniamo, divertiamoci un po' con il colore. Infatti vi mostrerò pezzo per pezzo, e direi di iniziare dalla parte inferiore con questi pantaloncini di questo colore meraviglioso. È un fucsia veramente molto acceso, sono veramente bellissimi. Il modello dei pantaloncini è a vita alta, e vi giuro che ho avuto difficoltà a scegliere il colore, perché sul sito di questo modello ci sono, almeno se non erro, 6 varianti colore, 5 varianti colore, cioè avete veramente l'imbarazzo della scelta. E come vestono sono veramente troppo belli. Ora poi ve li farò vedere indossati, a cui ho abbinato questa camicia bianca, guardate che bella, ed è una camicia bianca trasparente. Ora vi faccio vedere, infilo la mano così vedete anche la trasparenza. È molto bella perché qui al di sotto potete mettere anche un reggiseno colorato che fa molta scena, è molto carina. E assieme a questi due colori, quindi fucsia e bianco, c'è la chicca finale, che è questo blazer. E indovinate un po' di che colore è il blazer? 3, 2, 1... arancione! Sì, ho deciso di abbinare l'arancione, il fucsia e il bianco assieme. In realtà stanno veramente molto bene, poi ora lo vedrete anche indossato. E questo qui è un blazer doppio petto con tutti questi bottoni, è molto ben rifinito, ha anche le spalle leggermente imbottite, quindi veste veramente molto bene. E l'arancione è proprio evidenziatore, proprio quelli per evidenziare le pagine. Ecco, devo dire che mi sono data alla pazza gioia con i colori, però in realtà mi mettono allegria, quindi almeno in primavera io ci do un tocco di colore. Sempre per quanto riguarda questo outfit, in alternativa alla camicia ho scelto questo crop top, veramente molto semplice, per un look un po' più sportivo, un po' più pratico. Quindi niente di che, è un top veramente molto lineare, molto semplice, anche questo veste molto bene.
Nel frattempo il sole ci ha abbandonato, comunque proseguiamo e restiamo in tema di abbinamenti particolari con un bel completo blazer pantalone verde acido abbinato al lilla, e anche questo completo qui mi piace molto. Ora ve li mostro pezzo per pezzo e inizierei dal completo verde acido, dai pantaloncini del completo, che sono questi qui. Guardate che bello il modello, è un modello sempre a vita alta con questi dettagli qui di bottoncini sulle tasche, è veramente molto molto bello, anche indossato rende di più. E il blazer abbinato è questo qui, molto semplice, non ha i bottoni che riprendono il pantaloncino, ma è molto lineare, è molto bello, ha le spalle anche lui imbottite, quindi veste veramente bene, e ha un bottone per la chiusura. La vestibilità di questo è un mix tra regolare e oversize, quindi veste giusta. Poi comunque io di tutti i capi, non so se ve l'ho detto all'inizio, ma ho preso la S, la più piccola che c'è, l'ho presa io. Ed infine vi mostro il top, che è un top dal taglio asimmetrico, guardate che bello, è a costine di maglina e veste anche lui molto molto bene. Secondo me l'abbinamento verde acido e lilla si potrebbe fare anche più spesso, perché non è poi così tanto destabilizzante come possono essere altri abbinamenti, quindi per me super approvato. Infine, ultimo ma non per importanza, c'è un completo che in realtà voi avete già intravisto nel vlog della scorsa settimana, se non l'avete ancora visto ve lo lascio qui sopra in una scheda informativa, e lo avete visto anche se mi seguite su Instagram, perché ho postato una foto che ho scattato direttamente il giorno stesso che ho filmato il vlog. E sto parlando, per chi non l'avesse visto, di questo completo arancione sparato. Io lo adoro, è stato proprio il primo che ho indossato, perché questo qui è veramente bello. Ora vi faccio vedere pezzo per pezzo. Parto dalla giacca, che è un bomber crop, un bomber corto, molto bello. E il tessuto è un po' particolare, sembra quasi lino, però in realtà non lo è, è un effetto lino molto bello, è tutto arricciato qui in fondo e ha la zip sul davanti, anche lui ha le spalle imbottite, quindi veste veramente molto bene. E il pantalone è questo qui invece. Qui ho lasciato ancora la cintura, perché questo qui in realtà senza cintura non mi sta, perché è un po' grande. E il pantalone è questo qui. Aspettate che leviamo la cintura così lo vedete ancora meglio. La cintura l'ho aggiunta io. E il pantalone è questo qui, guardate. È molto bello, il taglio è a palazzo molto largo e al laterale ha due tasche molto grandi. Anche questo qui come veste è stupendo, poi questo qui già lo avrete visto su Instagram se mi seguite, e se non mi seguite lo vedrete qui. Comunque in generale questo completo qui è bellissimo, io infatti non ho aspettato un minuto di più e l'ho indossato subito domenica. E niente, quindi questi qui erano tutti i completi di Lumina, tutte le idee outfit, io spero che vi siano piaciute. Mi raccomando, fatemi sapere qui sotto nei commenti quale tra queste è la vostra preferita. Ovviamente, come vi ho detto all'inizio, tutti i link dei capi vi lascerò qui sotto nell'info box, vi lascerò anche il link del sito diretto, così almeno potete andare a vedere tutte le varianti colore di tutti i capi che vi ho mostrato. E niente, io spero che vi sia piaciuto, se fosse così lasciatemi un piccolo like, iscrivetevi al canale e non dimenticatevi di seguirmi anche su Instagram. Noi ci vediamo al prossimo video e vi mando un grosso bacio, ciao!